Benvenuti alla mediaria della vecchia darsena di Savona. Parte l'ultima giornata fino alle 19, continua stile artigiano. Io sono qui con le due Miss, Miss Muretto, Calina. Buongiorno, come va? Buongiorno a tutti, tutto bene, tutto bene. Per me un po' meno, perché sono veramente sovrastata da queste due bellezze. Alla mia sinistra invece c'è Martina, Miss protagonista di Buongiorno a tutti, buongiorno anche a te Serena. Le due Miss sono state, diciamo, le madrine insieme a me, vi hanno portato in giro praticamente, sì. Perché siamo un po' vostra figlia in qualche modo, tra gli stand di stile artigiano, dove hanno apprezzato, credo come me, tutti i prodotti di questi artigiani straordinari. Allora voglio chiedere sia a Calina che a Martina che cosa hanno apprezzato di questa manifestazione. Per quanto riguarda il design, una delle cose più apprezzate sono state, diciamo, i gioielli fatti riciclati, quindi io ho visto veramente delle cialde pressate, fatte orecchini, bracciali, collane, una cosa che non si vede tutti i giorni. E poi un'altra cosa, quando noi abbiamo fatto tipo il giro per gli stand vestiti da anni 50, gli orecchini a forma di ancora con gli strass che stanno veramente benissimo. Poi un'altra cosa molto, diciamo, artigianale in fondo è stato la creazione di vasi e tutte queste cose qua, tutti questi piccoli oggetti fatti di argilla. Quindi abbiamo imparato, ha cambiato posizione, e quindi abbiamo imparato anche come si lavora, insomma, l'argilla, quindi siamo state a scuola di argilla. Brava, bella e brava direi. Invece Martina, sì, ecco, mi sono un po' adeguata perché mi sentivo davvero veramente in difficoltà. Invece per quanto riguarda la parte del cibo, dell'artigianato, del food, è stata molto apprezzata da tutti, anche da noi tra ieri sera, la cascata di cioccolato sulle fragole, che è stata una cosa veramente golosissima. Poi invece anche tutti gli assaggi dei pesti, la salsa di noci. Diciamo che io e Calina abbiamo avuto l'opportunità di assaggiare tutte queste cose, torniamo a casa con 5 kg di più. Però bene. Cioè, vi stanno anche bene 5 kg di più, mangiate ragazzi. Grazie. Sì, no, non c'è problema, abbiamo dato adito a questa, abbiamo apprezzato molto tutto il cibo della manifestazione. E facciamo un passo indietro, perché insomma qualche mese fa, non è tantissimo che avete ricevuto questi due, questo titolo importante, Calina Miss Muretto e Martina Miss Protagonista di Stile. Cosa vi ricordate di un'emozione del concorso? Un'emozione, innanzitutto quest'anno il concorso Miss Muretto ha puntato più a fare uno spettacolo che un concorso, quindi un'emozione è stato rivivere proprio da giovani praticamente questi anni 50, una cosa che comunque noi non ci siamo passate, quindi non sapevamo com'era, e quindi praticamente abbiamo scoperto quest'epoca meravigliosa. Sì, perché quest'anno il concorso, giunto al 60° anniversario, festeggiava e riproponeva un po' un'atmosfera anni 50. Quale diva anni 50 ti piacerebbe, come dire, reinterpretare? Audrey Hepburn, assolutamente. Sì, è la mia preferita diva degli anni 50. E ritornando al discorso che faceva Calina, una delle cose più emozionanti è stato il giro sulle 500 per tutta la città di Alassio. Ci siamo proprio sentite anche noi dive per un giorno, è stato fantastico. Sì. Continuate a sentirvi dive, perché anche oggi fino alle 19 qui a Stile Artigiano girerete tra gli stand, se ci venite a trovare, insomma, potete incontrare Martina, Calina e anche me, e mi porto dietro sempre uno sgabello per arrivare alla loro altezza. Quindi diamo il via anche oggi a Stile Artigiano, veniteci a trovare fino alle 19.